Ecco, immaginiamo di essere in questo momento in trasmissione, allora diciamo subito due parole su questa strana partita fra Fiorentina e Torino. Dobbiamo spendere qualche secondo per dire che la partita si è decisa in seguito alla decisione che ha preso l'arbitro dopo alla mezz'ora, cioè l'espulsione di Pagliari. Fino a quel momento, infatti, la partita ha avuto due volti. Fino a quel punto abbiamo visto due squadre abbastanza così, si temevano l'una e l'altra, però senza fondi di tipo particolare. A quel punto la Fiorentina ha dovuto giocare in 10 contro 11. Direi di partire proprio da questo, da queste immagini che testimoniano il fallo, appunto lo scontro fra Pagliari e Salvadori. Ecco, vediamo appunto, c'è un affondo di Antonioni, un colpo di tacco, Pagliari scatta in ritardo, il terzino Salvadori scivola, Pagliari entra, i due si scontrano, smanaccano, vedete, Pagliari si alza, non sembra ancora rendersi conto del cartellino rosso, è il cartellino rosso appunto che l'arbitro... Ecco, vediamo qui Pagliari era stato più volte messo a terra, però niente lasciava capacitare che la severità dell'arbitro, è stato veramente un raptus di severità da parte dell'arbitro Agnolin, che peraltro ha diretto bene la gara. Qui vediamo, siamo appunto nelle fasi iniziali della partita, gli scontri, vedete, ecco, in questo caso c'è stato Patrizio Sala che ha messo a terra un Viola, ma senza nessuna, diciamo così, così l'arbitro ha lasciato quasi correre. Ecco, qui c'è sulla reazione appunto Orlandini dell'espulsione, ha tirato fuori, ed ora vediamo, partiranno in questo momento le dichiarazioni di Tendi, perché c'è un fallo di mano di Tendi. Tendi dirà che non è così, sentiamo. C'era la palla, era alta, io stavo saltando di testa. A un tratto, mentre ero in aria, mi sono sentito una spinta, ho perso il tempo e con la mano ho colpito la palla. Fallo involontario, pensavo o dava la regola del vantaggio oppure dava il calcio punizione a favore nostro. Infatti quando si è fermato e è venuto verso l'area ero convinto di essere calcio punizione a favore nostro. Era rigore e Pulici, vedete, colpisce il palo. Ecco, ancora il Torino nelle fasi finali del primo tempo, in avanti, qui c'è la liberazione dopo il rigore, il Torino andrà avanti, c'è questo calcio di punizione di Pecci, Galli è bravo a mettere in angolo. Andiamo nella ripresa, il Torino attaccherà per tutti i secondi 45 minuti, forse non sono state rispettate le disposizioni di Radici, il fatto è che non molte sono state le occasioni granata da far gridare al gol. Mancava Graziani, lo ricordiamo per cronaca, Iorio si è visto poco, la Fiorentina non disponeva né di Desolati né di Gennaro, ma oggi mischie furibonde in area viola, ma oggi la Fiorentina va elogiata in blocco per la prova di carattere. Ecco, qui forse Greco avrebbe potuto tirare, ma ha tirato male. Ecco, un'altra mischia nell'area della Fiorentina, ma l'azione più bella di tutta la partita la vediamo ora, è della Fiorentina. Galbiati viene via, dà la palla a Restelli, Restelli ora restituirà la palla a Galbiati che scatta, gira molto bene, potrebbe tirare, invece serve Sella, Terraneo riesce, gli chiude lo specchio di tiro, ma forse è un'occasione anche mancata. Comunque lo 0-0 è giusto e vi restituiamo la linea.